Ma buongiorno pupetto! Buongiorno, Buongiorno! come c'è Com'è questo? essere a Parigi con tutto questo ben di Dio qua? Perché Peggio per non mangio? te. Eh sì, Ah, grazie, mi sono grazie. preso questa colazione che comunque qua non c'è. Leggera? No, perché Vogliamo vedere se c'è sì, ancora qualcosa? Non c'è dentro. niente. Ah, è laggiù! Dentro c'è. No, qua No, dentro. no, è dall'altra parte, D'altra credo. parte Dall'altra c'è parte. bacon. Che patatone. E Ah, uova, e uova. oh là là, che profumino. Hai Sì. capito, Per patatone? cui io mangio prima dolce, nel senso cioccolata calda, Sì. e succo. Cavolo, sembra super densa. Che buona. Tutte E qua le c'è un'altra pastine. scudella qua. Ah, latte, altra cioccolata. Notare questo bicchiere così particolare con il succo d'arancia fresco. Ah, così. Beh, buon appetito, pupetto, buon Grazie, appetito. grazie. Ah, non ve l'ho detto, siamo a Parigi comunque, se non si era capito, se non l'avete visto dalle stories dei post su Instagram. Oggi è sabato e io mi sono appena fatta la doccia, adesso devo andare su in una suite dove mi faranno trucco e capelli. E questo è quanto, non so se posso filmare però. E basta, quindi io mi vesto, vado a fare trucco e capelli e poi torno in stanza e ordinerò direttamente il pranzo a questo punto, credo. Dopodiché mi piacerebbe andare a fare qualche fotina vicino alla Torre Eiffel o comunque andare un po' in giro per il centro perché siamo liberi nel pomeriggio fino a questa sera. Quindi programma molto molto bello e io adoro Parigi, lo sapete. Ok, mi hanno detto che effettivamente il trucco e i capelli non me li fanno nell'hotel nostro ma in un altro hotel. Lo so appunto che praticamente dovevo già essere lì, ma per fortuna non è molto lontano dal nostro hotel, quindi dovrei essere lì tra pochissimo. Sto guardando su Maps, dovrei essere quasi arrivata. Fa freschetto a Parigi, ma è una bellissima giornata. E dietro di me c'è la Torre Eiffel, ma da qua non si vede in realtà. Ok, siamo arrivati. Postazione trucco con tutti i prodotti Marc Jacobs. Voglio anch'io uno specchio così. Ok, questo è il primo, ragazzi. E tra un po' vedremo il dopo. E per adesso abbiamo messo balsamo labbra e crema sul viso, un po' di correttore. Questa è la palette che useremo. Si chiama Glambition. Glambition. Colori bellissimi. Molto bella questa. E il fondotinta invece è questo. Con la tonalità Y210, se riesco a metterlo a fuoco. Ok, Y210. A soft shadow to like place my shape. And it also helps, you know, when you do smoky, you want it to be as blended as possible. So whenever you use a very soft color to start, that's why I didn't use the eyeshadow base. But you see, you kind of use the eyeshadow to blend already what you have and start I to like the get shape that you're yeah. making. It already like starts to slowly build the smoky. Then what I like to do though is I take my concealer brush, there's nothing there, but just to, you know, work one or two words before. Yeah. For the concealer. Yeah, and I just like hold it there, kind of make sure it's nice and blended. E stiamo cercando le ciglia finte da usare. E nel frattempo notare che sto sorseggiando champagne, quindi non poteva andare meglio. Già finito quasi il trucco occhi, in realtà gli ombretti, ma dobbiamo applicare ancora appunto le ciglia finte. Stiamo per fare la base shameless, fondotinta. Shameless Y210. Stiamo mettendo l'illuminante. Abbiamo finito il make-up. Faccio vedere meglio, abbiamo finito il make up e adesso facciamo i capelli. Ed ho chiesto un look, vedete tra poco, vi anticipo, ma ho chiesto un look che non ho mai mai fatto prima, quindi qualcosa di completamente nuovo oggi. Come back at 7.
Ok ragazzi, questo è il risultato finale del make up, e i capelli invece è un look che non avevo mai fatto appunto, ed ero super super curiosa di provare, quindi sono tutti raggruppati con il gel dietro, quindi è un wet hair look, ma posso decidere se portarli davanti o dietro. Me li ho anche lisciati un po', anche se lo sapete i miei capelli sono già liscissimi, e adesso sto tornando verso l'hotel, così finalmente farò colazione slash pranzo brunch, qualsiasi cosa posso mangiare, e sì, poi faremo qualche fotina in hotel. Non so se avremo tempo di andare alla Torre Eiffel a fare qualche foto anche lì, o un giretto per Parigi, perché poi abbiamo un cocktail party prima del party di stasera, dove ci sarà anche Marc Jacobs in persona, quindi io, cioè, sono super super emozionata e tremolante all'idea di vederlo e di cenare con lui, quindi sarà un'esperienza fantastica, è un'esperienza fantastica, devo dire. Questi giorni con Marc Jacobs qui a Parigi sono stati bellissimi, sono bellissimi, e vorrei rimanere qua direttamente, invece sì, purtroppo domani si riparte, però bellissimo, bellissimo, non vedo l'ora del party di stasera, e avrò anche un total look, non un total look, ma avrò una blusa di Marc Jacobs. Ieri ci hanno fatto andare alla boutique e abbiamo scelto tutto quello che volevamo per l'outfit di questa sera, quindi vedrete dopo. E niente, nel frattempo dovremmo essere quasi arrivati al nostro hotel. All'andata mi sono fatta una passeggiatina, ma al ritorno ho preferito tornare in macchina, perché non avendo mangiato niente non era proprio ideale camminare ancora. Siamo fermi nel traffico, che come al solito a Parigi, specialmente durante la Fashion Week, è un po' incasinato, diciamo così. Sono tornata in camera col mio pupetto. Buongiorno. Pupetto, come stai con lo stomaco? Male. Indigestione? Eh sì, però lo sto riprendendo anch'io. Dai, è che devi mangiare, cioè devi stare un po' più attento. Ho avuto un litro di cioccolata calda. No, ti dico, quella cioccolata è micidiale. Non la prendo mai più. Beh, io nel frattempo invece ho ordinato il pranzo, che in realtà sarebbe il mio colazione e il mio pranzo insieme, e Pupetto mi guarda perché gli ho chiesto se voleva qualcosa e non vuole assolutamente niente. E io ho preso, tra l'altro mi stanno colando un sacco gli occhi, quindi credo di dover mettere un po' di collirio e poi forse ritoccare il correttore sotto prima di questa sera, vediamo. Comunque anche a Tomas è piaciuto molto il look, vero? Eh sì, bello. Mi piace. E allora io ho preso come antipasto il salmone, e poi invece qua sotto c'è in una specie di fornelletto riscaldato c'è la pasta, l'ho presa piccante all'arrabbiata. E basta, questo è quanto. Buon appetito. E poi qui ci sono i macaroni. Ho visto che c'erano sul menù e ho dovuto prenderli. Io vedo comunque, sì? La Nicole comunque, sì? Continua come me anche a mangiare comunque all'italiana. Vabbè, scusa, certo. È la cosa migliore. Anche se ti devo dire che il cheeseburger con le patatine mi allettava, però alla fine mi sono detta no, mangiamoci qualcosa di un pochino più leggero. Anche perché non, in realtà non so cosa mangeremo stasera. Tu cenerai in hotel. Io invece cenerò a questa cena con Marc Jacobs. Aiuto! E si continua con lo champagne. Perché no? Grazie, mio fedele cameriere. Oh là là. Cameriere? Sì. Non ti piace essere anche il mio cameriere? Guarda, notare la precisione perfetta al millimetro. Grazie. Grazie, pupetto mio. Ed eccoci, ho finito il salmone e queste sono pennette all'arrabbiata. Mi hanno dato anche la salsina a parte, l'ho versata tutta dentro. E poi c'erano due tipi di formaggio diverso, non so perché. C'era sia parmigiano che poi un altro formaggio. Io li ho messi tutti quanti così si sciolgono per bene. Sei sicuro che non vuoi ordinare niente? Niente, niente, niente? No. Neanche solo salmone? No. Ok, al massimo prendiamo ancora dell'acqua naturale, dai. Un tè? Caldo? No, niente, niente. Ok, niente. Macaron? No. Se dice no al macaron, sta male davvero. Non mi va assolutamente niente. Sì, sì, niente, ho capito, dolce, ho capito. No, volevo solo fare la prova, perché se stai male davvero dici no al macaron. Se invece non stai proprio male al 100%, un macaron lo mangi. Niente, no, ok, no, ok, no. Ok. Ti dico, adesso mangerei prima un salmone. Ah, vuoi ordinare il salmone? No, non mangio. Ok, allora stasera cena. Stasera cena, va bene. Salmone sicuramente. Questi macaron
sono la fine del mondo, cioccolata, questo penso fosse o mandarino o arancia, molto molto buono, ma il migliore è questo giallo che è il caramello. Ok ragazzi, non so come mai ma non mi sento benissimo, mi lacrimano gli occhi, mi gocciola il naso e ho mal di testa adesso, quindi mi prenderò una moment. E mi sembra stranissimo avere questa pettinatura, vi devo dire la verità, mi sento tipo calva. Comunque abbiamo solo ancora una mezz'oretta prima dell'inizio del cocktail party, quindi non siamo purtroppo riusciti a fare un giro per Parigi, ma appunto pensavo ci fosse solo la cena, invece c'era anche il cocktail party prima. Comunque volevo farvi vedere in video che cosa mi hanno fatto trovare in camera. Allora, quando siamo arrivati, questo è tutto il programma dell'evento con tutte le cosine che insomma ci sono in programma. Questo è il nome del fondotinta, siamo qui appunto per il lancio e la promozione del fondotinta Shameless di Marc Jacobs Beauty, che è questo. E a me hanno dato queste tre tonalità che pensavo fossero le più adatte a me. Allora, queste due sono rosate, questa è un po' più giallina come sottotono, e quella che io ho utilizzato su di me ieri sera era questa, la no, era sì, era questa, la R230, mentre oggi su di me hanno utilizzato la Y, non mi ricordo, comunque l'abbiamo detto in video, quindi appunto non era uguale. Poi ho provato anche questa R150, ma era un pochino troppo chiara per me, e questa, la Y110, sì, lei deve aver utilizzato un sottotono giallo su di me oggi, che strano, però appunto questa era troppo troppo chiara, decisamente, evidentemente non me ne sono resa conto, ma sono ancora abbronzata dalle Maldive, perché altrimenti non avrei utilizzato un fondotinta così scuro. Io mi rendo conto che per voi vedendolo, cioè, non vi sembrerà scuro, per me questo fondotinta con questa colorazione è decisamente scuro. Io di solito sono molto di più su queste tonalità più chiare, anche se un po' più rosate, però appunto adesso sto usando questo, poi ovviamente quando mi passerà la bronzatura passerò a questo qua, oppure posso mischiare questi due per ottenere un sottotono un po' più neutro, visto che questo è molto rosato, questo è molto giallo. Qui mi hanno dato anche il pennello che si usa per l'applicazione di questo fondotinta. La makeup artist oggi ha utilizzato proprio questo pennello quando mi applicava il fondotinta, e lei mi dice di preferirlo decisamente alla Beauty Blender. Le stavo chiedendo un sacco, le stavo facendo un sacco di domande mentre mi truccava per avere suo consiglio, ed eccolo qua, Shameless Youthful Look 24 Hour Foundation con fattore protezione 25, e questo è l'hashtag So Shameless che sto utilizzando anch'io nei post che sto facendo qui da Parigi, avrete notato sicuramente. Poi c'è questa busta piena di prodotti Marc Jacobs Beauty. Faccio subito vedere che cosa c'è all'interno. Ta-tra, ta-tra, ci sono un sacco di prodotti. Allora, iniziamo con questa, la Iconic Multi-Finish Eye Palette. Eccola qua, all'interno c'è anche il campioncino dell'eye primer. E questa è la palette. Wow! Devo dire colori bellissimi, davvero molto 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 belli, sia opachi che shimmer, e poi ce n'è uno che invece è addirittura glitterato, stupendi. Poi all'interno c'è un liquid lip crayon, quindi questo è un rossetto liquido. No, in realtà è più una matita per labbra, un matitone labbra, ed è di questo color ciliegia. Poi c'è questo che è un highlighter, un gel eye crayon. Questo dovrebbe essere un illuminante per gli occhi. Effettivamente è una matita per gli occhi, ma non è illuminante perché è di colore nero, però adesso che sono tornata ad utilizzare le matite nere è sempre molto molto utile averne una. E questa ho fatto uscire la punta ed è anche molto morbida. Poi ci sono questi altri tre prodotti. Questo è un rossetto, si chiama Hey Stranger, la tonalità, eccola qua, Hey Stranger.
che il packaging è molto molto bello, rispetta il colore che c'è all'interno ed è un marrone, un colore spicy. Su di me è molto dark questo colore, eh? Su una ragazza abbronzata o di colore potrebbe essere quasi un nude un po' speziato, su di me invece è molto molto scuro, però è un colore bellissimo. Poi c'è questo lucida labbra, un rossetto liquido, oddio, un sacco di glitterini, è bellissimo questo colore, anche questo è tipo un prugna, un ciliegia, quindi si abbina bene alla matita che abbiamo visto prima, però ha anche questi glitterini azzurri, multicolor, no? Stupendo, bellissimo, e poi il packaging, è fantastico. E poi ultimo prodotto è quest'altra matita occhio. E questa invece è opaca, credo che l'altra invece fosse normale, sì, l'altra era normale, questa invece è opaca, molto interessante. Sono sempre troppo poche le matite opache per gli occhi, ne fanno sempre troppo poche, molto molto interessante. Peccato il colore che non è molto portabile per me, perché è, anche questo è un color ciliegia, quindi io quasi quasi lo utilizzerei sulle labbra, però molto interessante come prodotto, soprattutto il fatto che sia opaco mi piace. Quindi questi erano i prodotti che ho trovato in camera, devo dire davvero un regalo bellissimo. Bellissimo, bellissimo, e non è finita qui perché mi hanno fatto trovare anche questa scatola di macaron. Spero e credo almeno siano macaron, perché è di La Durée, non l'ho ancora aperta, quindi lo faremo adesso insieme. Vediamo un po'. Tra l'altro, quanto è fantastico amare i macaron di La Durée e quando arrivi in camera trovi una scatola di macaron di La Durée, cioè sembra che mi conoscano. Vediamo. Non riesco ad aprirla. Ok. Oh, che belli, sono tutti colorati. Allora, dovrei riconoscerli. Allora, questo dovrebbe essere fragola, vaniglia, lampone, caramello salato, credo sia questo. Forse questo è il caffè. Questo... No, questo dovrebbe essere mandarino o arancia. E questo pistacchio. Quindi... buonissimi, e sono anche bellissimi, bellissimi da vedere. Magari riesco ad utilizzarli per una fottina carina, chi lo sa. Vediamo, comunque richiudiamo per bene, anche perché adesso stiamo per andare a cena, quindi non mi metterei a mangiare i macaron. Quindi super super regalo davvero, Marc Jacobs. Ringrazio tutto il team di Marc Jacobs, per non solo per l'evento ma anche appunto per questo regalino, per tutto quanto, perché è stato bellissimo. E adesso niente, non mi resta che prepararmi per il party, quindi mi devo cambiare, anche se non sto benissimo, ma ho preso adesso una Moment bella strong, spero che mi passi. È stato strano perché quando mi hanno finito di truccare e farmi i capelli, hanno iniziato a lacrimarmi gli occhi e a gocciolarmi il naso, e mi bruciano un sacco gli occhi, e credo che questa sia una qualche allergia. E prima di farmi il trucco mi ha anche chiesto se sono allergica a qualcosa, ma cioè ovviamente non posso sapere che prodotti usa eccetera, di norma non sono allergica a niente, però stavolta secondo me qualcosa mi ha fatto allergia, perché non sto benissimo, quindi già prevedo che io all'after party non ci vado, dopo la cena tornerò a casa. Comunque spero che questa Moment mi aiuti, anche se ovviamente non è un antistaminico, ma vedremo. E adesso niente, mi cambio e ci prepariamo. E poi siamo stati in boutique Marc Jacobs, che tra l'altro è proprio dall'altra parte della strada, e allora ci hanno dato... che cos'è? Ma non avevo neanche visto! Che cos'è questo? No, non ci credo. Oh mio Dio! Pupetto! Mi hanno regalato anche un paio di occhiali! Non avevo... ti giuro! Occhiali da sole, non li avevo neanche visti. Sono tipo a specchio, forse un po' a goccia. Non ci posso credere, che super regalo. E non l'avevo neanche visto. Mi avevano detto che mi avrebbero regalato vicino anche questa cover, che infatti è una cover per i selfie, quindi ha tipo la lucina. Boh, la utilizzeremo. Interessante. Il brand si chiama Lumi. Se volete andare a vedere su Instagram, Lumi Case. Doppia E, L-U-M-E-E Case, ed è Rose Gold, sì! E poi quello che io ho scelto in realtà per questa sera, aiuto, quello che ho scelto per questa sera è
questo top. Eccolo qua, poi ho preso anche un portafogli vicino. E questo è il top, cioè una canotta e poi sopra il top è così semi-trasparente ed è stupendo con questo girocollo con Swarovskini, davvero bellissimo. Quindi questo sarà il top che indosserò adesso per la serata. E sì, è stato davvero un regalo bellissimo. Ci hanno portato alla boutique e ci hanno fatto scegliere tutto quello che desideravamo. Quindi è stata veramente una cosa speciale. E niente, adesso mi cambio e poi scendiamo per il cocktail party. Ho detto figo, cocktail party. In realtà io sto malissimo, però vedremo di stare in piedi in qualche modo. Ok, questo è il posto dove facciamo il pre-dinner, che non era nel nostro hotel alla fine, ma in questo posto molto da film horror. Ci siamo, allora ho salutato Tomasz che è dovuto, come vi dicevo, tornare in camera e adesso stiamo andando verso questo museo e la cena sarà qua. Se sono a fuoco magari sì, ok. Siamo arrivati! Yes. Guardate che roba! Yes. Pensavo fossero dolcetti. Yes. Ragazzi, qui davanti a noi c'è Marc Jacobs, molto riconoscibile, tutto glitterato. Io mi sono appena fatta due foto con lui e vi dico solo che stavo tremando, infatti non so come sono uscite. Questo è il nostro tavolo. E questo è il posto, bellissimo, si vede la Torre Eiffel là dietro. Adesso non riusciamo a vederla, poi se riesco vi faccio vedere. E qui c'è il mio nome, sì! E come al solito mi porterò a casa anche questo cartellino. Ok, Marc Jacobs ragazzi sta seduto praticamente qua dietro. And here's Tessa, everybody's recognizing her. Hello! Yay! We adopted her. She's going to stay here. Yeah. Yeah. You can yeah. You can stay here in Paris with us for a couple of days and then we're going back together. Yes. Awesome. Yes. You're Italian now. Just so you know. I am a little Italian. You are? Yes. Seriously? See, see, you need to come back. Oh yeah, and this is her mom. That's right. This is her mom. I'm her mom. Lei è sua mamma e abbiamo deciso questa cosa. Ah, this is so sweet. Okay, she's coming back. She's coming back with us. And Alexandra is here as well from Spain. Hello, hello. Ok ragazzi, allora questa cena nel senso è stata un po' difficile per me perché c'era la pizza che io adoro, però era il tartufo, mannaggia, e quindi non l'ho mangiata. Poi c'era questo piatto con il parmigiano reggiano, i carciofi e l'olio d'oliva, che non era male però era un po' strano. Io i carciofi li mangio un giorno sì e tre anni no, per farvi capire. Poi c'era la tartare di tonno con l'avocado e altre cose non ben definite che non mi è piaciuto tantissimo, però finalmente è arrivato il mio piatto preferito, cioè il pesce con le patate al forno, e non potevo desiderare di meglio sinceramente, quindi yum. And now get emotional. Okay, and now I'd like to introduce my sister, my best friend, Alawea Demise, and Khalil, and they will be performing. This is her second performance. We share a bed. She's my best friend. She's my sister. Give a round of applause for both of them. I don't want to talk that much, so let's just play the tracks, yeah? DJ, run the rhythm. Hey. This one's called OG Anthem, because I'm all about spirit and soul, because that's what we have.
DJ. 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 Casa, quella è la Torre Eiffel, ragazzi. Stiamo tornando a casa, siamo con Alexandra, the only people that didn't want to party and are going back to the hotel is us. We are old. I'm out because tomorrow we have to take leave an early flight, so yeah, we don't have to leave at an early hour, but I'm just tired. I don't even have the excuse. It's okay. Ragazzi, sono tornata finalmente in hotel. Mi sembra di non avere le sopracciglia in determinati... Questa pettinatura mi sembra così strana. Comunque, allora, aspettate. Per salire mi serve la card. È primo piano, ok. E sono finalmente tornata in hotel da pupetto mio che... Ve l'ho detto 500 volte, ma lui non è potuto venire a questa cena e volevo che mi raggiungesse, ma in realtà poi quando è finita la cena me ne sono andata. Eccomi, pupetto mio! Questo è il mio solito solitario. Ah, stai giocando al solito solitario? Sì. Ah, che bello che sono tornata, pupetto mio, pupetto mio, mi sei mancato, pupetto mio. Domani torniamo a casuccia. Sì. E adesso ordiniamo qualcosa. Perché Tomas non ha mangiato niente praticamente per cena e io invece voglio prendermi un dolce, visto che se lo sono dimenticato alla cena, non lo so. Vediamo che cosa c'è. Aspetta, dalle 23 c'è il night menu, eh? Quindi non c'è tutto, vediamo. Diciamo che hai ordinato una bella cenetta. Oggi ho preso solo salmone. Solo salmone, sia affumicato come antipasto. Sì. Che filetto di salmone, patate al forno, questo invece grigliato e questa salsetta di verdure. Però, super. E questo è il mio dessert. Due tortini di cioccolato con la frutta. Yum. Yum. Beh, buon appetito, pupetto. Grazie. Ragazzi, ragazzi, non andiamo nanna. Come potete vedere mi sono già messa l'apparecchio, ho struccato completamente, ho legato i capelli che sono tipo... un ammasso super super rigido, non riesco neanche a muoverli, cioè sono, stanno proprio così. Comunque li lavo domani mattina, quindi andiamo a nanna. Tomas è già a letto. Notte, pupetto. Ciao, buonanotte. Notte. Buonanotte a tutti, a domani con un nuovo video. Ciao.